ballo nel tango non è qualcosa che si vede tutti i giorni, ma a Venezia l'attore spagnolo Sergi Lopez e l'attore belga Jan Ammenaker si lasciano trascinare da questa danza davanti alla nostra telecamera. Sono i co-interpreti del film Tango Libre del regista Frédéric Fontaine. Un pazzo che è in grado di cambiare l'universo di tutta una prigione senza volerlo. Il personaggio che interpreto non è assolutamente una persona che vuole passare alla storia, che vuole diventare qualcuno che sarà ricordato. In realtà fa tutto per una donna. Spiega Lopez. Il tango è famoso per essere il ballo dell'amore e della seduzione, ma è forse una danza meno complicata dell'amore. Le film parlano molto, je crois, du mystère. Il film parla di un mistero, in effetti non si sa il motivo per cui una coppia si formi. Spesso quando due si separano se ne conoscono le ragioni, ma quando si sta insieme non ci sono veramente delle ragioni oggettive. Tu vois? Mais quand ils sont cantonnés ensemble, pourquoi il y a pas vraiment de raison objective. Chi pensava che Sergi Lopez fosse un ammiratore di questa danza passionale si dovrà ricredere. C'est vrai que le tango c'était pas un truc qui me troublait spécialement. Il tango non era una cosa che mi interessava in modo particolare, ma durante le riprese del film mi sono reso conto di avere una visione del tango piuttosto superficiale, come la maggior parte delle persone. Una visione più tecnica, lo consideravo un ballo pieno di movimenti complicati, questo almeno fino a quando ho incontrato Ciccio Fromboli, l'argentino che balla nel film. Allora ho cambiato idea. Si cambia idea quando si vede qualcuno che sembra posseduto dal tango.